Ciao a tutti e benvenuti nella seconda lezione di Smart Photography. Oggi parleremo di come muoverci sulle scale di valori di tempi di scatto, diaframmi ed ISO possono dare un effetto diverso alle nostre fotografie. Nella scorsa lezione abbiamo detto che il diaframma regola la quantità di luce che colpisce il sensore. L'otturatore ci dà la possibilità di regolare il tempo di esposizione e gli ISO ci danno la possibilità di aumentare la sensibilità del sensore e giocare maggiormente con tempi di scatto e diaframma nel caso in cui ci trovassimo in condizioni di luce scarsa. Noi sappiamo che in una normale condizione di luce, se utilizziamo un diaframma molto aperto, utilizzeremo altrettanti tempo di scatto veloce. Al contrario, se utilizziamo un diaframma chiuso, utilizzeremo dei tempi di scatto più lenti per dare la possibilità alla luce di raggiungere il sensore. Però fotografare a f2.8 è uguale a fotografare ad f20? Non credo proprio. Vediamo queste due foto. Queste foto sono state scattate nelle stesse condizioni di luce, fotocamera, obiettivo, lunghezza focale e messa a fuoco, con l'esposimetro sullo zero, quindi con la corretta esposizione, solo che sulla prima ho utilizzato un valore di diaframma f2.8 e l'altra f20. La foto è la stessa, ma la differenza è sostanziale ed è rappresentata dalla profondità di campo. La profondità di campo è la zona della nostra fotografia dove gli oggetti appaiono nitidi e a fuoco. Diaframma aperto, profondità di campo ridotta. Diaframma chiuso, profondità di campo estesa. La profondità di campo dipende anche da altri due fattori, che è la distanza di messa a fuoco. Più il nostro soggetto è lontano e più noi avremo una profondità di campo estesa. E l'altro è dalla lunghezza focale dell'obiettivo. Se abbiamo una focale corta, quindi un grandangolare 10, 12, 15, 18 mm, avremo la possibilità di avere una profondità di campo maggiore. Passiamo all'otturatore. Utilizzando tempi di scatto lenti possiamo creare degli effetti artistici sulle nostre foto e ve lo faccio vedere su queste due foto. Nella prima foto il sole era già calato da un po' e dietro la montagna si vede perché la parte anteriore è scura. Quello che a me interessava fare era enfatizzare il movimento delle nuvole, quindi ho impostato un tempo di scatto di 2 minuti con la posa bulb, diaframma f14 e ISO 100. Nella seconda foto invece ho utilizzato un tempo di scatto di 30 secondi perché le condizioni di luce erano un po' più favorevoli, quindi c'era più luce, un f20, quindi l'ho chiuso quasi al massimo ed ISO 100. La parte in alto a destra ho anche dovuto recuperarla in post produzione perché le luci erano troppo alte, non ho potuto spingermi oltre. Ricordate che per effettuare una foto simile, l'effetto seta sull'acqua, possiamo tranquillamente utilizzare tempi di scatto di 5-6 secondi. Io ho utilizzato 30 secondi, ma infatti poi la parte in alto a destra si era leggermente bruciata. Questo per quanto riguarda i tempi di scatto lenti. Tempi di scatto veloci invece noi li utilizziamo quando vogliamo congelare una scena. Guardate queste altre due foto. In tutte e due le foto avevo una condizione di luce molto favorevole. La prima l'ho potuta scattare un 0,05 di secondo f8 ISO 100. L'altra invece, siccome volevo bloccare il flusso dell'acqua, ho scattato ad un 0,05 di secondo, quindi un tempo di scatto piuttosto estremo. Ho impostato il diaframma a f5.6, l'avrei aperto di più, ma non potevo perché l'obiettivo che stavo utilizzando non mi dava la possibilità di andare oltre f5.6. Quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto alzare l'ISO per quel tempo di scatto che avevo. Ovviamente quello che avete visto sono due condizioni un po' estreme, cioè 2 minuti 30 secondi e un 0,05 secondo, addirittura un 0,005 di secondo. Come vi ho detto l'altra volta, partite da un valore di base, dopodiché gli altri valori aumentando e diminuendo, se chiudi il diaframma ovviamente aumenti il tempo di scatto, se apri il diaframma diminuisci il tempo di scatto. In questi casi ovviamente si usano questi valori estremi, però voi partite sempre dal 125esimo di secondo e un f8, quello è il punto di partenza, dopodiché farete le vostre prove. Ora passiamo agli ISO. Gli ISO sicuramente sono molto comodi
quando ci troviamo in condizioni di luce scarsa ci danno la possibilità di settare tempo di scatto e diaframma in maniera differente. Però ISO purtroppo creano un rumore digitale che è una patina che si crea sopra la nostra fotografia, una patina granulosa che purtroppo ne abbassa la qualità. Guardate queste tre foto. Noterete che c'è una differenza tra le foto, ma osserviamo il dettaglio per capire meglio cosa vuol dire rumore digitale. La prima foto è stata scattata ad ISO 100, la seconda ad ISO 4000 e la terza ad ISO 12800. Ho dovuto estremizzare un po' i valori perché la mia fotocamera, essendo full frame, regge meglio il problema degli ISO e quindi soffre meno di rumore digitale. Però non vi nascondo che quando utilizzavo le APS-C, cioè fotocamere con un sensore più piccolo, il rumore digitale era sempre un po' la mia preoccupazione. E a volte non ho scattato la fotografia per paura di poter avere poi una foto con una qualità non troppo eccelsa. Quello che mi sento di dire, e che ovviamente ve lo dico sulla base della mia esperienza e dei miei errori, portate sempre a casa il risultato, non vi preoccupate della foto granulosa, in post-produzione un pochino si recupera, perché è sempre meglio una foto leggermente sfocata, granulosa o con una qualità inferiore, piuttosto che una foto non scattata. Per oggi ci fermiamo qui. Non voglio riempirvi la testa con troppe nozioni, però sappiamo che per mezzo del diaframma regoliamo la profondità di campo. Dipende anche da, ripeto, dalla distanza del soggetto, dalla fotocamera, quindi dalla distanza di messa a fuoco e dalla lunghezza focale dell'obiettivo. Dopodiché abbiamo l'otturatore con il quale con tempi lenti possiamo creare degli effetti creativi alle nostre fotografie. Con tempi veloci possiamo congelare le scene, magari nella fotografia sportiva ci può tornare ovviamente utile. E poi abbiamo ISO che ci danno una mano a poter alzare maggiormente i valori di diaframma e tempo di scatto, ma che creano rumore digitale. Quindi adesso sapete un po' tutto quello che vi serve per cominciare a fare le vostre prove in maniera un po' più approfondita. Quindi andate fuori, scattate. La prossima lezione io vi parlerò degli obiettivi e più o meno di tutto quello che c'è da sapere sulle loro caratteristiche. Quindi vi auguro buone prove, buona luce e ci vediamo al prossimo video.